Oggi parliamo di questo, che è stato il mio primo libro che ho pubblicato. È stata una scelta abbastanza complessa perché, non avendo mai scritto un libro, mi sono ritrovato a dover mettere su carta un bel po' di pensieri, oltre al fatto ancora più complicato che era quello di trovare poi il modo di pubblicarlo, questo libro. Perché vedete, la più grossa difficoltà, al di là di avere le idee di cosa volerci scrivere in un libro, c'è l'altro tema che costa un sacco di soldi andare da un editore e farsi pubblicare un libro. Nel senso che o sei uno che fa dei bestseller e che quindi l'editore ha tutto l'interesse a stampare dei libri, oppure rischi effettivamente di avere dei costi significativi. E io non l'ho mai quantificati, ma immagino essere sicuramente da almeno 5.000 ai 10.000 euro. Mentre invece, studiandola un po' con degli amici, andando a vedere sui video di YouTube, eccetera, ho trovato il modo di poterlo pubblicare a costo praticamente zero, nel senso che Amazon ti dà la disponibilità di pubblicare quello che tu vuoi. Basta stare all'interno di alcune regole generali del gioco, che sono ad esempio che comunque un minimo di costo di stampa ce l'hai, ma hai anche la possibilità ad esempio di fare degli ebook. Allora poi vi farò vedere nell'ambito del servizio di Amazon effettivamente come ha funzionato. Però quello che vi voglio più che altro raccontare io è un po' tutta la dinamica, come è venuta fuori questa voglia di mettere su un libro alcuni pensieri. Allora, intanto, quando l'ho scritto, diciamo che era passato neanche un anno da quando ero andato in pensione, quindi avevo ancora abbastanza fresco in mente che cosa volevano dire i negozi, che cosa voleva dire il commercio e che quindi quali potevano essere le regole generali per poter gestire questo tipo di attività. Tanto vero che il nome del libro si chiama Negozio, ed è un vero e proprio prontuario, nel senso che da una parte vi è una mia descrizione di tutti gli ambiti del negozio, che possono essere i reparti, che possono essere le attività che devono essere svolte per poter commercializzare dei prodotti, ma dall'altra anche, a fine di ogni capitolo, quello che è il punto di vista del dipendente del punto vendita, del cliente del punto vendita e anche del fornitore. Nel senso che i tre personaggi che ruotano attorno a un negozio sono questi. Cioè, di fondamentale importanza il cliente, perché se non c'è qualcuno che compri la roba del negozio non succede l'atto di vendita, quindi non viene portata avanti l'attività imprenditoriale. Dall'altra parte ci sono ancora due attori importantissimi, che sono le persone che collaborano all'interno del punto vendita, che possono essere anche loro degli imprenditori piuttosto che dei dipendenti. E dall'altra parte ancora ci sono i fornitori, perché anche l'occhio del fornitore è un occhio fondamentale in un'attività commerciale. Molto spesso i fornitori possono essere vissuti come la parte avversa al commerciante, ma in tante situazioni sono anche una risorsa fondamentale, perché sono quelli che ad un certo punto, anche svolgendo la loro attività, possono dare dei suggerimenti al commerciante di come stanno gestendo l'assortimento, una linea prezzo, tante cose. E quindi diciamo che per ogni capitolo ci sono questi tre interlocutori che dicono la loro e che in qualche modo arricchiscono la disquisizione che ho fatto su questo libro dai loro punti di vista. C'è una piacevole prefazione del mio amico Riccardo Parigi, che ha messo in evidenza alcuni lati che secondo lui sono abbastanza interessanti del libro, e dall'altra parte c'è
quel po' di esperienza che ho sviluppato in oltre 40 anni di attività, sia prima come commerciante, sia poi come dirigente d'azienda, nello sviluppo di questi argomenti. Il libro non è un libro molto, molto grande, è un libro che si legge facilmente in un paio d'ore, due ore e mezzo, però secondo me ci sono alcuni punti che possono anche essere utili per chi svolge questo tipo di mestiere, nel senso che, faccio un esempio, le offerte speciali possono essere sicuramente un fattore di successo, ma devono essere anche gestite bene. Cioè, non può essere che io metto in offerta speciale un prodotto e poi questo prodotto non lo trovo sul banco di vendita. Piuttosto che come gestire al meglio i reparti, che questi siano a self-service piuttosto che siano reparti assistiti. E quindi come la persona, l'addetto alle vendite, deve in qualche modo saper soddisfare questo cliente. Questo cliente, che è di fondamentale importanza, ripeto più volte nel libro, quanto sia importante incoronare il cliente, perché alla fine il patrimonio aziendale è fatto dai clienti, nel senso che l'avviamento di un'attività commerciale, che è quel bene che è immateriale ma che è di fondamentale importanza per la riuscita del punto vendita stesso, è il cliente. Se io non ho clienti non riesco a vendere. E anche su questo vengono fatte tutta una serie di disquisizioni su come bisogna saper trattare i prodotti per renderli il più possibile appetibili da questo cliente, che sempre di più e sempre di più in avanti avrà delle possibilità. Quindi sarà sempre più un cliente consapevole e il negozio deve sempre essere capace a essere sostenibile nella propria attività. Non si può pensare di avere dei negozi senza del personale, non si può pensare di avere delle attività commerciali che abbiano una riduzione tale dell'orario di apertura che il cliente ormai è troppo soddisfatto dai propri rispettivi fornitori di servizi, che non sono solo quelli offline, ma sono soprattutto quelli online. Qui sono passati, diciamo, 4 anni, ma disquisizioni di questo genere anche in questo libro ce ne sono, e ce ne sono molte. Adesso provo a farvi vedere lo sviluppo di questo esercizio che io ho fatto, andando nella pagina di Amazon, dalla quale potete percepire alcune cose che allo stesso tempo provo a raccontarvi. Allora, questa è la videata della pagina di Amazon, e dove potete vedere che questo libro praticamente è in formato gratuito, perché l'ho messo all'interno di Kindle Unlimited, che significa che c'è una sorta di abbonamento in Amazon dove uno può tranquillamente non pagare i libri perché ha fatto questa sorta di abbonamento. E ho pensato di fare cosa utile di un manuale che deve avere la cura e l'attenzione al cliente, di essere in qualche modo anche il meno costoso possibile. Poi vi sono due varianti. Vi è la variante sempre Kindle per chi non ha fatto questo tipo di abbonamento, che costa solo 4,90 €, e quindi uno, se ha un Kindle o qualsiasi strumento di tipo tablet o roba del genere, può tranquillamente leggersi il libro e acquistandolo e pagandolo solo 4,90 €. Ma vi è anche la variante cartacea, che anche in questo caso ho lasciato chiaramente quello che possono essere i costi di stampa, e che costa 7,90 €. Allora, perché vi ho fatto questo ragionamento e non voleva essere una promozione del libro? Perché capite bene che almeno non ho bisogno di quei pochi spiccioli, ma per raccontarvi un attimino come funziona. Cioè, praticamente uno deve
su un documento tipo Word, tipo seconda se uno ha il Mac, Page, piuttosto che altre soluzioni, mettere il contenuto di quello che uno vuole raccontare all'interno di questo libro. Poi questo libro viene praticamente impaginato, no? Con un forte aiuto da parte di Amazon, e alla fine si riesce, mettendoci una copertina, mettendoci diciamo così, una prefazione, se questa c'è, e roba del genere, a preparare il libro. Adesso vi provo a ridescrivere da un punto di vista un po' più del dettaglio dell'attività. Praticamente uno deve avere un'idea abbastanza chiara di quello che vuole andare a descrivere, la definisce in capitoli per riuscire a avere una sorta di continuità di ragionamento, dopodiché viene questo libro, ripeto, fatto in Word o fatto in Page, introdotto all'interno del sistema Amazon. Il sistema Amazon fa delle verifiche che non ci siano errori, ad esempio smarginature, errori di copertina o quant'altro, e a questo punto il libro è pronto. Dopodiché uno può decidere se lo vuole farlo stampare su carta. Un costo che viene calcolato da Amazon in ragione del tipo di carta, in ragione del numero di pagine, e dopodiché uno lo mette praticamente in produzione. Dopo qualche giorno Amazon conferma dell'avvenuta attività e a questo punto è reso pubblico su Amazon stesso. È chiaro che se uno ci riesce a fare anche un po' di pubblicità, riesce a far capire meglio alle persone che esiste questo libro. In alternativa a questo tipo di attività, che è quella diciamo cartacea, vi è quella di poterlo far diventare un ebook, nel senso che una procedura abbastanza analoga alla precedente dal punto di vista dell'impaginazione, dal punto di vista dei controlli da parte di Amazon, a questo punto l'ebook è pronto a partire. Ed è immediato, nel senso che una volta che c'è stato l'ok delle verifiche, che tutto è andato a buon fine, il libro si può tranquillamente acquistare tramite l'account di Amazon. Due cose che però vi voglio dire che mi sono successe. Allora, la prima, che avendolo fatto in un posto dove c'era poca rete, ho fatto una fatica terribile, sono stato una notte intera a cercare di mandare via quei pochi kilobyte del libro per riuscire a fare la produzione. La seconda è che, avendo utilizzato un Mac, non era del tutto compatibile con Amazon e ho fatto una fatica terribile. I libri successivi, una volta che ho capito come funzionava il meccanismo, l'ho fatti con un Acer, con Windows, e ho risolto praticamente tutti i problemi. Ecco, questa è un po' la storia del mio primo libro. Mi sembrava doveroso inserirlo all'interno dei ricordi, perché comunque è pur sempre un'attività che mi ha impegnato, che mi ha dato soddisfazione, non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista di essere riuscito a fare un qualcosa che non avevo mai fatto. E devo dire anche che, se non c'era Amazon, probabilmente la mia carriera da scrittore non sarebbe mai partita. Bene, con questo io spero che vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, metteteci un like, condividetelo, iscrivetevi al canale YouTube, perché è importante per riuscire a dare un minimo di soddisfazione all'ideatore di questi video, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!